Un saluto a Piero Mazzocchetti e benvenuti ai nostri microfoni. Ciao! Eccoci, bentrovati a tutti, è un piacere rivederti. Sì. Parliamo di musica, parliamo in particolare di Turno, Musica Estate 2022, un appuntamento importante anche per celebrare la musica e una ripartenza che ormai è più chiamata. Beh, sì, ne abbiamo tanto parlato in questi lunghi 2 anni. Tra l'altro sono uscito proprio ieri dal Covid, ho fatto uno slalom gigante per quasi 3 anni. E niente, quindi quest'estate poi con i concerti, dando la mano a tanta gente, abbracciandosi così, l'ho preso in pieno. Però ecco, l'importante è uscirne e grazie alla musica, sicuramente che è un linguaggio universale, riusciamo a tornare in mezzo alla gente, dando e avendo delle forti emozioni che ci mancavano da troppo tempo, ecco. Tra l'altro, appunto, sui tuoi social celebri molto spesso quella che è la tua arte, scrivendo che spesso amo il mio lavoro, ma come è cambiato il tuo approccio al palco dopo questi anni così difficili? Beh, sicuramente è come un amico, come un grande amore. Quando non ce l'hai ti rendi conto che poi ti manca, no? Ti accorgi che non puoi farne a meno. Quindi il palcoscenico per noi artisti è la linfa vitale, è la formula alchemica che ci dà la possibilità di comunicare alla nostra gente, di comunicare attraverso questo linguaggio, come dicevo prima, universale. E sicuramente all'inizio della pandemia, per noi che abbiamo avuto la fortuna di fare qualcosa nella nostra carriera, magari ci siamo anche un attimo riposati e pensavamo che nel giro di qualche mese sarebbe tutto finito e quindi prendevamo un po' tutto come una vacanza, no? Al di là della preoccupazione, al di là dei purtroppo tanti morti che continuano ad esserci. Però ecco, poi è diventato un problema grosso sociale, è diventato un problema, se vogliamo davvero, di integrazione, di comprensione, di comunicazione, soprattutto nei giovani. Io ho un'accademia e lavoro tanto con gli adolescenti, mi rendo conto che quel gap di 2 o 3 anni che hanno perso loro così distante equivalgono forse a 20 anni di noi adulti, perché sai, perdere 2 anni nella fase adolescenziale significa non recuperarli più. Quindi insomma, ecco, la consapevolezza di non aver avuto una vita, tra virgolette, normale, forse pesa più adesso, perché quegli anni che abbiamo perso li contiamo adesso, li contiamo in quel momento. Io ho parlato proprio dell'Accademica, la crossover Academy, Piero Mazzocchetti, sono aperte le audizioni ed è un'Academy davvero particolare, perché tra l'altro c'è anche la produzione di un format televisivo. Sì, c'è un format televisivo che è Dreams, è una sorta di Amici made in Abruzzo, nel senso che il format ovviamente non è che l'abbiamo inventato noi, però è la prima volta che in una regione, tra virgolette, come l'Abruzzo, che non ha avuto magari sempre tante strutture, tanti contenitori per poter in qualche modo aiutare i giovani, diamo la possibilità con questo format di intanto farli crescere all'interno di una struttura sana e controllata come può essere la mia accademia. E soprattutto di farli crescere al passo dei talent, ma con quella consapevolezza di umanità, di sensibilità, di umiltà, che credo debba contraddistinguere sempre un artista, ma al di là di tutti i professionismi trasversali nella vita, però credo che ci voglia tanta, davvero tanta umiltà. E molto spesso i talent, la ribalta televisiva o social, un po' possono far perdere questa condizione, soprattutto nei giovani che non hanno ancora una struttura mentale ben formata. E poi io credo che comunque un genere come il crossover sia comunque propedeutico anche per molto altre, perché è molto versatile. Ma sì, il crossover non è una parolaccia, non è un SUV di una macchina giapponese o coreana, ma è la contaminazione tra la musica leggera e la classica. Ed è stato Pavarotti che ha inventato questo genere con i Pavarotti and Friends a Modena, quando iniziava a duettare con la sua straordinaria voce lirica con Bono degli U2, con Jackson, con Turner, con gli artisti italiani quali Antonacci, Pausini, Neck. Insomma, poi gli emiliani sono sempre molto compatti, no? Mentre gli abruzzesi a volte si fanno, non dico un po' la guerra, però invece mi accorgo che gli emiliani sono davvero una bella squadra vincente, un po' come i toscani, no? Quando fanno gruppo, da questo bisogna imparare molto. E quindi il crossover, ecco, dà la possibilità in maniera trasversale di poter coltivare e contaminare tanti generi musicali fra di loro. E soprattutto quello dei giovani, che a mio avviso è un linguaggio molto interessante, quello dei rapper, dei trapper, delle contaminazioni indie, Certo. che non è una musica di serie B, assolutamente no,
Io credo che il problema siamo noi, che abbiamo 40 anni, che abbiamo già un trascorso, un vissuto artistico storico, che non ha più quella, come posso dire, chiave di volta per decifrare il codice dei ragazzi. E quindi siamo noi che dobbiamo ascoltare loro, e non sono loro che dobbiamo ascoltare noi, perché loro hanno una comunicazione, un linguaggio completamente diverso e noi non siamo preparati. Sono d'accordo, ma tra l'altro la versatilità di questo genere musicale si vede per esempio nel tuo lavoro in teatro, in Morricone Musica da Oscar, dove comunque ti metti in gioco e vi mettete in gioco e proprio realizzate il bello della musica, creando veramente un'atmosfera magica. Ma sì, avendo la fortuna di arrivare dalla classica, che è la culla culturale di tutti i generi, di tutti gli stili, ovviamente quando hai la possibilità di interpretare dei mostri sacri come Morricone, che è un autore da film, però alcune sue opere, posso assicurarti che da cantante, quando aggiungi un testo, già su tante canzoni, su tanti pezzi esistono, dà delle forti emozioni e ti rendi conto che non erano pezzi scritti per le vocalità dei cantanti, ma erano pezzi per raccontare un'immagine ben definita di un film, di un'atmosfera, di una fotografia particolare degli anni 60, anni 70, insomma, di un'Italia che non c'è più. E quindi cantare quei brani lì ti riporta un po' indietro nel tempo. È come quando io interpreto sul palcoscenico brani di Bixio, da Mamma, Parlami d'amore Mario, Non ti scordar di me, fino ad arrivare ai migliori anni della nostra vita, del mio Maurizio Fabrizio, che è un amico carissimo abruzzese, il quale ha sia composto il mio pezzo di Sanremo, Schiavo d'amore, nel 2007, ma ha scritto soprattutto pezzi importanti di Renato Zero, come I migliori anni della nostra vita, come i pezzi di Albano, di Giorgia, di Fogli. E quindi, insomma, sono pezzi che sono regalati all'umanità, al patrimonio artistico, come Modugno. Io poi sono montesilvanese, in provincia di Pescara, e Montesilvano diede i natali al papà di Dean Martin. Non per questo il mio tour si chiama Death's Amore, che è davvero un sunto di ciò che è un po' la mia vita, da emigrante, colui che porta la musica italiana e anche napoletana, perché sono ambasciatore della musica napoletana nel mondo, attraverso i grandi del passato, come Sinatra, appunto, Dean Martin, Modugno. Insomma, abbiamo tanta di quella roba da poter cantare, ricantare, riarrangiare, riproporre, che non basterebbero 4 vite. Sì, però è un genere un po' bistrattato dai media tradizionali. Come mai, secondo te? Ma io credo che invece durante un anno di talent, sia italiano che internazionale, mi rendo conto che pezzi del passato, gli anni 50, anni 60, hanno sempre una grande considerazione nelle cover, nel momento in cui gli artisti devono far vedere ciò che valgono. Io voglio solo ricordare che se non ci fosse stato Meraviglioso di Modugno, probabilmente non avremmo i Negramaro al momento, così importanti, così grossi, e tanti altri artisti che hanno fatto delle cover importantissime. Lo stesso Baglioni, che attraversava un periodo molto, molto difficile, a parte Anima Mia dei Cugini di Campagna, che gli ridiede una grande ribalta. Ma Umberto Bindi con il nostro concerto. Quindi, insomma, parliamo di artisti che hanno scritto delle canzoni memorabili che, se poi riproposte in maniera molto intelligente, possono dare la ribalta ancora oggi a dei cantanti che hanno qualcosa da dire. Certo, devi avere qualcosa da dire, altrimenti è forse meglio non toccare determinati artisti. Infatti, molto spesso, e scusa se mi dilungo, in televisione vengono proposti i concerti dedicati a Dalla, dedicati a Modugno e dedicati a tanti artisti, a De André. Però poi molto spesso io personalmente rimango deluso perché il cast che viene creato è più un cast di opportunità a livello di share televisivo che non di qualità artistica, o soprattutto di nicchia, perché molto spesso noi cantanti di nicchia siamo quelli che detengono un po' il segreto di quei cantautori, di quegli artisti che nel passato volevano dire certe cose. Io Modugno lo conosco bene, avendo lavorato con Araguzzini tanti anni, e lui è stato l'agente di Modugno per tanti anni. Io conosco tante storie di Modugno, tanti corsi storici della sua vita privata anche, che mi hanno dato la possibilità di apprezzarlo, di amarlo, anche a volte di, non dico odiarlo, però di mettere quel pathos all'interno delle canzoni che in qualche modo riesco a percepire nelle sue canzoni, mentre magari in altri artisti non riesco e preferisco non interpretarli, insomma, ecco, quindi
Bisogna sentire dentro ciò che l'artista aveva da raccontare, non solo prendere le parole e prendere le note e buttarle lì, gridarle al vento come se fossero canzonette, insomma. E qui parlo anche di Adriano Martini, e ricordiamo perfettamente quel Festival di Sanremo del 2007, lui ti presentò davvero come un grande artista e il terzo posto fu una bellissima sorpresa. Un palco dove però poi non sei più tornato. Sì, beh, il Sanremo è un lasciapassare straordinario. Poi molto spesso negli ultimi anni mi hanno chiesto: ma Piero, non fai più Sanremo? Io dico che Sanremo si deve fare due volte per un artista come me, la prima e l'ultima, nel senso che quando hai un pezzo importante come può essere Schiavo d'amore o come per Bocelli Il mare calmo della sera, no? Piuttosto che con te partirò come per il volo, grande amore. Rifare Sanremo, se non è la stessa, diciamo, forza, lo stesso pezzo che magari può darti una grande visibilità, un grande lancio internazionale, può essere distruttivo. E quindi io riproporrò al Festival di Sanremo un brano quando sono davvero sicuro che sono sul palcoscenico, salgo e ho una Ferrari. Altrimenti qualsiasi nota scricchiolante o qualsiasi passaggio non perfettamente concepito potrebbe creare qualche difficoltà a un artista come me che comunque gira il mondo e che rappresenta la musica classica e il crossover. Molto bene, senti, io non posso che ringraziarti, appuntamento a Minturno, quindi tra l'altro ci sarà Grazie. Marietta Berti che duettò con Claudio Baglioni proprio una bellissima versione del nostro concerto, era nel Sì. 97, 25 anni fa, fu anche incisa e la ricordo veramente con piacere. Grazie davvero per questa intervista e viva la musica sempre. Sempre. Grazie mille Piero.